Buonasera a tutti. Questa sera vi facciamo una notizia straordinaria. Sono nella trattoria dei pescatori alla Foce e vicino a me c'è il signor Mario Gibellini, che è il proprietario. Naturalmente, perché vogliamo fare questa intervista? Perché il signor Mario, in attesa degli ospiti che arriveranno, vi raccontava cose straordinarie. Allora, signor Mario, cosa c'era qua nell'antichità? Ma abbiamo scoperto, sentendo anche un po' gli anziani e poi dei documenti che abbiamo trovato, che Garibaldi in realtà è partito di qua, proprio dalla Foce. Perché i famosi 1000 garibaldini, e se si fossero imbarcati a Quarto, dove c'è stato è stato fatto il monumento, e sono tutte rocce, avrebbero impiegato senz'altro parecchi giorni, e in più tanti si sarebbero anche rotti le gambe. Invece qui a quell'epoca c'era un camposanto e un lazzaretto, e quindi, mentre adesso ci vanno anche a rubare, non hanno più paura, una volta c'erano i famosi fantasmi, e quindi uno ci pensava un po' a frequentare questi ambienti di camposanti, eccetera. E quindi hanno deciso di partire di qui perché c'era tutte spiagge, sabbia, eccetera. E i vecchi marinai, i pescatori della zona, sono quelli che hanno aiutato i garibaldini a essere traghettati dalla spiaggia sulle navi che si sono fermate proprio qui di fronte. In questo modo sono riusciti a imbarcarsi tutti. Poi, siccome in piazza Cavour c'era il porto con la gendarmeria, le voci dicono che quella sera hanno ricevuto l'ordine di non venire a fare la solita ronda, il giro di zona. E infatti non sono venuti. Dopodiché, visto che sono partiti e tutto, sono imbarcati sulle navi e tutto è andato bene, i veri capi, cioè Garibaldi, Mazzini e tutti gli altri, si sono imbarcati effettivamente a Quarto. Ma dopo, in seconda puntata? Sì, le navi si sono di nuovo fermate e li hanno imbarcati davanti a Quarto. Quindi con una o due barche, questo non lo so, si sono imbarcati i capi. Certo. Ecco, però i 1000, diciamo i 500, 800, quello che man mano poi sono cresciuti, si sono imbarcati qui di fronte. E abbiamo trovato questa vecchia targa di marmo che ormai era tutta sbiadita e non si riusciva a leggere, l'abbiamo fatta restaurare e racconta tutto questo in memoria dei pescatori, eccetera, che hanno aiutato giusto le persone a imbarcarsi sulle navi. Signor Mario, io la ringrazio di questo spaccato di storia che ha dato, perché i genovesi sono amanti. Parlando ho sentito che nessuno lo conosceva, poi è saltato fuori dei professori universitari che hanno scoperto che è tutto vero, però era proprio un po' mascherata e nascosta, ecco, non si sapeva. Chissà che questo non porti bene al mio ospite di questa sera. Sì, ne abbiamo bisogno, sicuramente, soprattutto. Sicuramente. Lui ne avrà molti più di 1000, però sì, è una storia bellissima. Grazie a lei. Grazie. Abbiamo ascoltato Mario Gibellini con la storia di qui sono partiti 1000. Armando, occhio. Noi siamo in questa vecchia trattoria, perché lo dico con affetto, vecchia trattoria, perché prima il signor Mario Gibellini ha raccontato la storia di cui sono partiti 1000. Cosa vuol dire, Armando Siri, questo? È un segno? Probabilmente lo è, di sicuro. Io non lo sapevo, però ho scelto questo posto per fare questa bellissima cena, raccogliendo tutti i simpatizzanti, gli amici che a Genova stanno sostenendo il PIN, che è questo nuovo punto di vista da cui guardare la realtà. Ecco, la realtà si chiama Armando Siri, io lo posso dire perché l'ho conosciuto ragazzo, faceva a Telegenova una bellissima trasmissione che già allora lui chiamava La Bocca della Verità, ti ricordi? Come no, certo. Continuiamo adesso a dire la verità. Assolutamente, ce n'è bisogno, è quello che i cittadini chiedono, perché questa politica del dominio ha dimostrato un pessimo spettacolo fino ad oggi, e tra l'altro avvengono delle situazioni e delle iniziative che sono molto gravi, come la modifica dell'articolo 81 della Costituzione che impone il pareggio di bilancio, e quindi questo è molto grave, i cittadini non ne sono informati, occorre invece informarli e sapere che in questo momento il Paese ha bisogno di una forte spinta verso il futuro, perché altrimenti la situazione potrebbe diventare più grave di quella che è oggi, e ci vuole energia, ci vuole un'energia nuova, fresca, fiera di poter cambiare le cose. Anche perché Armando lo sa, perché l'ha vissuto e lo vive, a fare il sindaco a Genova credo che sia una cosa molto importante e anche pesante. Beh, lo è senz'altro, ma non è più pesante di quanto non sia oggi la quotidianità di ciascun cittadino.
perché la situazione e la vita e la quotidianità di ciascun cittadino è molto pesante. Allora un sindaco eletto direttamente dal popolo deve corrispondere alle esigenze del suo popolo, altrimenti io dico mettiamo un funzionario europeo, certo, e non facciamo queste sceneggiate. Se invece facciamo un'elezione diretta, democratica, dobbiamo dare al sindaco il potere di fare gli interessi della propria comunità ed è quello che io ho intenzione di fare. Noi ti ringraziamo per avere questo viso così giovane, così bello, così sorridente e grazie, ma mantienilo così anche quando sarai sindaco. Ci provo. Grazie. Grazie a te, Frank. Sento che da Genova è pronto un segnale che arriverà in tutta l'Italia, in tutto il paese, e che è il segnale del cambiamento, un cambiamento radicale. Come sapete, il PIN non è la mutazione genetica del sistema, il PIN non è un pezzo di politica che si cambia per cercare una collocazione, un interesse, una sistemazione perché quello che aveva non gli piace più. Il PIN nasce spontaneamente, è un intercettatore di un profondo disagio che c'è nella società italiana ed è il profondo disagio nei confronti della politica del dominio, della politica che sta nel palazzo, che si è chiusa nel palazzo come Maria Antonietta durante la Rivoluzione francese, che quando gli dicono a Parigi le persone hanno fame e chiedono il pane, Maria Antonietta risponde dategli le brioche. Oggi noi siamo in una situazione in cui, mi dispiace doverlo dire con parole crude, ma è in corso un colpo di Stato. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che questa settimana il Senato della Repubblica Italiana, in una totale sordina della stampa nazionale, ha cambiato l'articolo 81 della Costituzione italiana. L'articolo 81 è stato modificato, stiamo parlando di una modifica costituzionale, non stiamo parlando di una legge. Okay, è stato cambiato ed è stato introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio. Vuol dire che lo Stato italiano consegna l'Italia nelle mani del Fondo Internazionale Salva Stati. È vero. Vuol dire che dopo aver ceduto la sovranità monetaria, dopo aver ceduto la politica di bilancio, oggi abbiamo ceduto qualunque tipo di opportunità di fare quella che viene definita la politica anticiclica. La politica anticiclica è la politica che gli stati fanno quando devono affrontare momenti di crisi internazionale. Noi sappiamo che la Banca Centrale Europea, che per l'articolo 103 del Trattato di Lisbona è libera, autonoma, immune e totalmente svincolata dalle decisioni degli stati, presta allo Stato italiano, come agli altri stati, l'euro al 6%. In questo momento noi abbiamo in Italia una situazione in cui le persone sono terrorizzate da questo rastrellamento continuo di tutte le categorie da parte di Equitalia, che è diventato l'esattore nazionale come ai tempi della Cina, degli imperatori, dove si andava in giro e si chiedeva la tassa e se non avevi il grano da dare quasi quasi ti minacciavano e ti picchiavano. Oggi non succede così, ma succede un'altra cosa più grave. Agli italiani è stata data la possibilità in tutti questi anni di essere il primo paese al mondo per la proprietà della casa. Oltre il 70% degli italiani hanno una casa di proprietà. Questa casa rischia di diventare la tomba degli italiani, perché è grazie a questa casa che loro possono attaccarsi chiedendo qualunque sacrificio, perché tu, dopo tutto quello che hai fatto per avere quella casa, sei disposto a qualunque sacrificio per non fartela portare via. Stiamo parlando a Genova dell'IMU, io ho già dichiarato pubblicamente che l'IMU non sarà aumentata dal 4 per 1000 di legge che purtroppo siamo obbligati, anzi, a dover corrispondere, perché il comune fa nient'altro che da esattore. Dico un'altra cosa, dico che io da sindaco dirò che non c'è nessun patto, quindi nessun patto di stabilità, nessun patto, che non sia l'unico patto che io voglio rispettare, che è il patto con il popolo sovrano. Se no, altrimenti noi dobbiamo dichiarare che questo paese deve essere dato nelle mani dei funzionari e non delle persone che diciamo che sono elette dal popolo sovrano e poi non possono fare gli interessi del popolo. Ho
dei punti in mente e ve li dico rapidissimamente. Il primo punto: io ho incontrato moltissime persone anziane in questa città, perché voi lo sapete, questa è una città fatta di persone anziane, persone che oggi, grazie alla loro pensione, stanno aiutando i figli e adesso stanno aiutando anche i nipoti, perché sennò non ce la fanno. Sto incontrando persone che vivono di elemosina. Di elemosina, persone che sono ponteggiatori, elettricisti, produttori, persone in grado di lavorare dai 40 ai 50 anni che chiedono un posto di lavoro, non chiedono l'elemosina. Abbiamo in ballo il tema delle grandi opere, voi lo sapete, si parla della gronda autostradale, si parla del terzo valico, si parla di 8.500 posti di lavoro. Io ho detto che su questo il sindaco dovrà dare il via libera per portare i posti di lavoro che servono in città. Perché se da una parte io firmerò una convenzione, che poi sia autostrade, che sia una gara europea, quello che sarà per fare le grandi opere, dall'altra mano metterò un altro foglio con scritto: adesso tu mi garantisci quanti giovani ponteggiatori, quanti giovani geometri, quanti giovani carpentieri, quanti giovani muratori, quanti giovani elettricisti, idraulici, eccetera, 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 mi assumi a Genova. Perché la gente è in cerca di un posto di lavoro e compito del sindaco eletto dal popolo è fare gli interessi della propria popolazione. Aggiungo il tema dei cantieri, il tema dell'aster, il tema della manutenzione. Abbiamo tutte queste persone in giro a spasso a cui diamo l'elemosina e poi sento parlare molti amici candidati sindaci che non fanno altro che parlare di servizi sociali, quando ieri incontro una persona anziana del centro storico che è da un anno e mezzo che aspetta il contributo per comprarsi il bastone. Dall'altra parte vogliamo dare l'elemosina a chi invece, come dicevo prima, è in grado e vuole lavorare. Abbiamo i letti del fiume da pulire, abbiamo il ferraggiano, abbiamo i torrenti, abbiamo il disagno, abbiamo le ringhiere da pitturare, abbiamo le manutenzioni piccole e grandi da fare. Abbiamo bisogno di persone disponibili che vogliono guadagnarsi il pane, non vogliono stare sulle spalle della comunità. Da lì si deve partire. Sono stato alle lavatrici perché io vado dai quartieri più alti anche a quelli più popolari, anzi mi trovo meglio in quelli più popolari. E vi dico una cosa, c'era nella piazzetta un rubinetto rotto, uno dei rubinetti dell'acqua pubblica, sono da 4 mesi quel rubinetto che perde acqua, l'acqua che costa e che poi abbiamo il coraggio di andare a chiedere nelle bollette ai cittadini. Perde da 4 mesi e nessuno si è sognato di andarlo a aggiustare. Allora io chiedo ai miei amici candidati sindaci e anche all'attuale amministrazione pubblica di Genova, quanti milioni di euro ci vogliono per sistemare quel rubinetto, visto che non facciamo altro che piangere miseria. Aggiungo, I miei colleghi candidati sindaci probabilmente non sanno come è fatto un bilancio. Il bilancio è fatto dello stato patrimoniale e del conto economico. Il conto economico è in difficoltà, è vero, la spesa corrente, ma sullo stato patrimoniale noi possiamo investire. Possiamo investire e non importa se investiamo adesso e pagheremo in 20 anni, perché adesso noi dobbiamo dare le risposte ai cittadini che li aspettano. Se avremo coraggio, e io ce l'ho, di fare la scelta giusta, che è quella dell'interesse dei cittadini, riusciremo a dare un segnale non solo alla città, ma a tutto il paese, che questa politica è finita e una nuova ne deve iniziare. Bravo. Grazie.